Bentrovati, tra poco l'appuntamento con l'informazione. La Catturandi, la verità oltre le fiction, parla un poliziotto in incognito. Sopralluogo della commissione consiliare ambiente al depuratore di Cammarella. Allestito il presepe di carta del Settecento al Museo Diocesano di Caltanissetta. A tra poco. Bentrovati, nuovo appuntamento con l'informazione. La Catturandi, la verità oltre le fiction, segreti e misteri delle indagini antimafia. Parla un poliziotto palermitano in incognito. Presentato a Caltanissette in un locale di Corso Umberto il libro La Catturandi, la verità oltre le fiction, segreti e misteri delle indagini antimafia del poliziotto palermitano in incognito IMMD, che è anche scrittore, criminologo e sindacalista. Laureato alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Palermo, master di secondo livello in criminologia, da più di 15 anni è un investigatore della squadra mobile di Palermo. Ha partecipato insieme ai suoi compagni della sezione Catturandi all'arresto di Giovanni Brusca, Bernardo Provenzano, Salvatore Sandro Lopiccolo, Vito Vitale e Gianni Nicchi. Promosso per 3 volte per merito straordinario, oggi si occupa di mafia straniere e prostituzione. Alla presentazione del libro sulla Catturandi hanno partecipato anche Giovan Battista Tona, consigliere della Corte d'Appello di Caltanissetta, Piero Carà, avvocato, Fabrizio Dell'Utri, perito informatico in campo penale e la violinista Laura Gallo. Ci dobbiamo accorgere, non è più la mafia che spara, non è più la mafia tracotante, ma è la mafia che ti aborda, è la mafia che diventa, che ti accoglie in modo da adularti, da fregarti e poi da chiedere il conto. Racconto un'ultima vicenda che non è raccontata da nessuna parte. Viale Michelangelo, Palermo, un medico, un chirurgo, io questa cosa la racconto perché è emblematica. Gli danneggiavano la macchina fino a quando poi non gli hanno rubato il motorino la moglie, poi gli hanno rotto di nuovo la macchina. Il medico praticamente poi è stato avvicinato dal parcheggiatore abusivo del posto, il quale gli ha detto: dottore, ci penso io, non si preoccupi. Gli ha fatto ritrovare il motorino, non gli hanno più danneggiato la macchina. Poi io lo dico così veloce perché potrei fare mezz'ora di teatrata, ma non lo faccio perché abbiamo tempi ridotti. Dopodiché il posteggiatore gli ha portato uno zio per una visita che doveva fare, il medico ha ricambiato, diciamo, la cortesia di aver avuto il motorino ritrovato, la macchina non più guasta, eccetera, eccetera, ma quel tizio era un latitante. Il medico dentista praticamente è stato arrestato e processato per favoreggiamento alla mafia perché aveva aiutato un boss mafioso senza, tra virgolette, praticamente capire quello che aveva fatto, perché era stato in qualche maniera come dire, avvicinato già da tempo appositamente con questo progetto. La cosa praticamente poi lui poi è riuscito a dimostrare che non era, come dire, che non sapeva che quello era mafioso, cioè ha commesso un sacco di leggerezze, cioè gli ha dato assistenza senza denunciarlo, ha utilizzato l'ospedale come se fosse casa sua, senza praticamente fargli fare le richieste, e quindi ha commesso tutta una serie di altre cose, però non diciamo l'aiuto senziente alla mafia, quindi poi la pena che aveva avuto in primo grado è stata ridotta e via discorrendo, ma ha avuto 9 anni di, diciamo, vicende processuali un po' rognose. Così funziona, loro se ne approfittano e poi ti scaricano quando non servi più, e questo è il sistema Matteo Messinaro. Sopralluogo della commissione consiliare ambiente al depuratore di Cammarella, vediamo insieme cosa è emerso. Sopralluogo della Commissione Consiliare Ambiente al depuratore di Contrada Cammarella. C'è stato un incontro tra i diversi consiglieri, cosa è emerso? Settimana scorsa ci siamo recati come terza commissione presso il depuratore di Contrada Cammarella al fine non solo di vedere e capire il ciclo di diciamo lavorazione, ovvero di produzione dell'acqua che poi viene sversata nel torrente, ma anche per capire lo stato di avanzamento di progetti, tra i quali l'impianto di biogas che
Caltacqua dovrebbe realizzare. Ricordiamo che in questo momento nel depuratore di Contrada Camarella è presente un impianto di biogas, ma non è in funzione, o meglio, viene prodotto il biometano che viene emesso in atmosfera, non viene utilizzato attraverso un cogeneratore per la produzione di energia elettrica e di energia termica. Siccome ricordiamo che anche l'amministrazione comunale per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti della differenziata vorrebbe portare avanti questi discorsi di impianto di biogas qui nel nostro territorio di Caltanissetta, allora abbiamo voluto come terza commissione capire quali siano le problematiche inerenti a questo depuratore e come chiaramente poter agevolare il contribuente avendo una bolletta più bassa. Perché? Perché il fango di depurazione, i fanghi di depurazione in questo momento vengono portati in altri centri di compostaggio lontano da Caltanissetta e potrebbero chiaramente essere riutilizzati all'interno dello stesso depuratore. Ovviamente con dei vantaggi in termini economici, ma altresì con la produzione di energia elettrica e di energia termica, come dicevo prima, che può essere riutilizzata nello stesso ciclo di depurazione delle acque reflue, permettendo a Caltacqua e quindi chiaramente ai cittadini di avere un risparmio in termini economici. È stato allestito il presepe di carta del Settecento al Museo Diocesano di Caltanissetta. Il presepe del Settecento di Vito Danna al Museo Diocesano di Caltanissetta, un'occasione per gli addetti ai lavori e non solo. Sì, allora, è un'opera importantissima perché appunto è realizzata in carta, sono 200 figurine in carta del Settecento dipinte da Vito Danna, perché è un capolavoro unico nel panorama internazionale, uno dei capolavori più importanti del tardo barocco siciliano, che abbiamo voluto esporre sia per, come dire, confermare quello che è l'appuntamento natalizio di ogni anno che il museo propone alla città, ma anche per valorizzare quello che è il patrimonio museale, che comunque è stabile e si può visitare sempre. Parliamo delle caratteristiche tecniche di questo presepe. Sì, è un presepe realizzato nella parte finale della vita di Vito Danna, quindi tra il 1765 e il 1769. Come dicevo, ha 200 figurine in carta, che per, diciamo, carta rinforzata, quindi che ha tra l'altro dietro una struttura fatta di sezioni di canne per rendere, diciamo, le figure statiche, e oltre ad avere questo gran numero di personaggi dipinti appunto da Vito Danna, ha anche una scenografia particolarissima caratterizzata appunto da rovine, da monumenti romani e greci, quindi di gusto classico, in rovina. E questo ha due significati: da una parte quello appunto, diciamo, il gusto del secolo, di appunto il gusto per l'antiquario, per l'archeologia, anche perché lui ha studiato e si è formato a Roma, ma è anche un simbolo del mondo classico pagano, che appunto è in rovina per fare e fa spazio, ecco, all'era cristiana con la nascita di Gesù. Quando sarà possibile visitarlo? Non solamente in questi giorni, ovviamente. Sì, allora, il presepe rimarrà in mostra fino all'8 gennaio, per cui tutti i giorni, dalle 9 alle 12.30, dalle 16 alle 19, tranne però, diciamo, ecco, visite su richiesta il sabato pomeriggio e la domenica, e poi il presepe rimarrà, come il museo, chiuso nei giorni festivi, quindi dal 24 al 26 dicembre e l'1 e il 6 gennaio. È già massiccio il numero di visitatori? Sì. Siamo veramente soddisfatti perché già al secondo giorno, diciamo, dell'apertura della mostra stiamo registrando veramente un interesse e un'attenzione particolari. L'esposizione nasce da un lavoro lungo, ma soprattutto è stato possibile realizzarla grazie proprio alla cooperazione, all'attività davvero industriosa e, devo riconoscere, anche intelligente e lungimirante di una squadra, perché possiamo veramente parlare oggi di una squadra che ha messo in atto i propri talenti e soprattutto il proprio desiderio in regime di assoluta gratuità di lavorare. Sicché siamo riusciti a creare un ufficio stampa direi sovradimensionato, tant'è che oggi possiamo essere orgogliosi in quanto siti di arte specializzati, di diffusione nazionale
hanno pubblicato questa nostra notizia. E, inoltre ci siamo inseriti anche con il nostro lavoro in un ambito proprio di rete museale, sfruttando il fatto che a Caltanissetta si è costituita appunto la rete museale, ambientale e paesaggistica del Centro Sicilia, e abbiamo voluto insieme a loro anche segnalare altri siti laddove, altri siti appunto di natura culturale e artistica, laddove è possibile ammirare delle opere del Settecento. Ex provincia di Caltanissetta si è insediato il commissario straordinario Guagliano. Subito un incontro con il segretario generale. Si è insediato Calogero Giulio Guagliano presso l'ex provincia regionale, ora libero consorzio comunale di Caltanissetta, nella qualifica di commissario straordinario. Il commissario ha dapprima incontrato il segretario generale Caterina Moricca ed il dirigente del settore presidenza Salvina Giannone per una iniziale disamina delle problematiche più urgenti dell'ente. Nella stessa giornata il commissario ha incontrato i dirigenti degli altri settori. Previsto inoltre il passaggio delle consegne da parte del precedente commissario straordinario Raffaele Sirico. «Intendo rivolgere innanzitutto un saluto alla comunità provinciale e dalle istituzioni tutte», ha detto Guagliano all'atto del suo insediamento, «nonché alle forze politiche, economiche e sociali del territorio». Croce Rossa Italiana, arrivano 50 volontari, si rafforza la presenza sul territorio. Arrivano 50 nuovi volontari alla Croce Rossa Italiana di Caltanissetta, segno anche dell'interesse da parte dei giovani di dedicarsi al servizio degli altri. Non sono giovani ma anche adulti i nuovi 50 volontari della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta. Noi abbiamo fatto due corsi, un corso appunto per giovani, un corso per adulti, per corsi di reclutamento per entrare in Croce Rossa e far parte della nostra famiglia. Un forte incremento rispetto ai corsi precedenti, dove abbiamo fatto 37 iscritti, questa volta ne abbiamo fatti 50, ma non sono i numeri, anche la qualità. Devo dire persone molto motivate, ragazzi motivati, pronti a lavorare, che già in settimana saranno riuniti, pronti per poter essere messi in servizio per le attività che ovviamente possono fare in base al percorso formativo svolto. Cosa faranno praticamente questi nuovi volontari? Questi volontari entrano a far parte di una famiglia che però li deve fare crescere, in formazione, quindi ovviamente per il momento possono fare esclusivamente attività di promozione immagine, di rappresentanza, di distribuzione, sistemazione dei magazzini, ma ovviamente con tutta la formazione che la Croce Rossa attraverso il suo centro di formazione metterà in atto già dai primi del 2015, ovviamente potranno poi fare corsi supplementari, quali possono essere l'utilizzo del defibrillatore, servizi di ambulanza, servizi socioassistenziali e servizi rivolti ai più deboli. Chi volesse far parte della vostra squadra, tra virgolette, cosa deve fare? La nostra squadra prende sempre nuove persone, basta iscriversi sul sito www.cri.caltanissetta.it, diventa volontario, almeno due volte l'anno facciamo i bandi per l'apertura dei corsi. In una nota inviata ai comuni di Delia, Sommatino, San Cataldo, Serra di Falco, Bonpensiere, Monte d'Oro, Milena, Sutera, Campofranco, Mussomeli, Acquaviva Platani, Caltacco annuncia l'interruzione dell'acquedotto Fanaco dopo una comunicazione ricevuta da Siciliacque. Dalla giornata di sabato riprenderà la normale distribuzione. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco. Adesso parliamo di influenza, più richieste di rimedi naturali. Crescono in farmacia le richieste di prodotti naturali per prevenire l'influenza, insieme a quelle di informazioni sulla sicurezza del vaccino e su possibili alternative. In molte farmacie, infatti, si è registrato negli ultimi 10 giorni un incremento stimabile tra il 20-30%. Lo attesta un piccolo campione di presidi raggiunti dalla DN Kronos Salute. Come era prevedibile dopo le notizie sui vaccini antinfluenzali che hanno allarmato i cittadini, praticamente tutti hanno chiesto rassicurazioni. Per quanto riguarda invece i rimedi naturali per tenere lontana l'influenza, si è registrato un incremento di vendita negli ultimi 10 giorni di oltre 20% rispetto allo scorso anno. Negli ultimi anni c'è stato un notevole spostamento verso questi rimedi di prevenzione naturale come echinacea, sambuco, propoli. Non è esagerato stimare uno spostamento del 50% degli utenti verso questi prodotti.
e a sceglierli sono soprattutto i genitori per i propri bambini. È fisiologico in questo periodo l'aumento di vendite di prodotti anti-influenza, ma in questi ultimi giorni è innegabile una crescita di richieste di quelli naturali. Caltanissetta, impianto comunale di Via Portella della Ginestra, una scuola calcio gratuita su iniziativa della parrocchia San Giuseppe. Nell'impianto sportivo comunale di Portella della Ginestra c'è la possibilità di fare scuola calcio gratuita e lo si fa con la parrocchia San Giuseppe. Enrico Canistracci si dedica a questi giovani che arrivano da tutta la città. Sì, arrivano, è il quarto anno che noi ci alleniamo, quindi che faccio attività con i ragazzi. E si è andata sempre bene. Io ti dirò che abbiamo avuto centinaia di ragazze, non abbiamo avuto mai un problema di nessun genere. Ragazze educate, che si sanno comportare, che arrivano da tutte le parti della città. Con Padre Salvatore 4 anni fa abbiamo iniziato, questo è il quarto anno. Adesso avete questo bell'impianto a disposizione. Grazie all'amministrazione comunale, il sindaco Ruvolo ci ha dato, ma neanche ci speravamo veramente, ci ha dato questa opportunità, lo ringraziamo. E abbiamo iniziato in ritardo perché giustamente si è perso un po' di tempo, la nuova amministrazione insomma, ancora non era pronta per stabilire. Avete previsto due turni? Abbiamo previsto due turni, il venerdì dai 6 ai 10 anni e il martedì dagli 11 ai 15 anni, però questo è un oratorio, cioè più che una scuola calcio è un oratorio, c'è chi arriva e gioca, non ci sono problemi, non vogliamo sapere niente di nessuno, e ci sono ragazze che arrivano da tutte le parti di diversa estrazione sociale. Cosa si deve fare per partecipare? Niente, basta venire qui a Portella della Ginestra il martedì, il venerdì che ci alleniamo e mi danno il nominativo. Io li iscrivo, l'importante è che si vengano con delle scarpette per non rovinare il Manderboss. Ricordiamo gli orari. E gli orari sono dalle 4:30 alle, perché è l'orario di uscita dei ragazzi, dalle 4:30 alle 6:30 per quanto riguarda i piccoli il venerdì, dalle 4 alle 6:30 i grandi il martedì. Aspetta. Il prossimo impegno? Colgo l'occasione che domenica 14 abbiamo il primo torneo a cui partecipano la comunità dei Padre Alessi, il carcere minorile, il Terra Promessa e il centro storico. Quindi è l'occasione per stare un po' insieme, farci gli auguri di Natale. Ci fa piacere se venite. Sport, calcio, Serie D, l'Acragas vince in trasferta contro l'Orlandina 0-5, i biancazzurri sono secondi in classifica. In eccellenza il Campofranco si aggiudica il derby con il Mussomeli vincendo 0-2 fuori casa. Pareggio della San Cataldese 1-1 sul campo della Parmonval. In prima categoria vittorie di Atletico Caltanissetta 4-2 sul Nicosia e dello Sport Club Nissa 0-2 nella Tana del Branciforti. Adesso vi lascio alla rubrica Salute e Benessere. Si parlerà di cioccolata e cervello. L'informazione continua su tcsnews.tv. È possibile scaricare da tutti i dispositivi mobili l'app per iPad, iPhone e Android. È attivo anche il canale 647 di TCS+1 con la programmazione in differita di un'ora. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.